Il vecchio ricco trova ragazza, trova fanciulla, si fidanza, ok? Buongiorno a tutti utenti di YouTube da conoscitore italiano. Ebbene, forse ho già trattato l'argomento in questione o in una delle mie live o in uno dei miei video del passato. A me però non interessa perché oggi voglio tornare su questo argomento così delicato, perché ne ho il bisogno, quindi la relativa necessità. Ebbene, tu che puoi essere un uomo, un ragazzo, una donna o una ragazza, forse già sai di quello di cui sto parlando. Ebbene, quando, ripeto, quando tu vedi un vecchio, quel vecchio che magari abita nella città di residenza, Roma, Napoli, Genova, Livorno, Taranto, patria di coscienza sveglia, Serafino Massoni, mi hai stancato. Troverai che quella signora anziano magari è da solo, non ha una compagna, non ha una moglie, è vedovo, ok? Magari ha 84 anni, è solo come un cane. Viceversa, se invece tu avessi davanti a te un vecchietto politico, un vecchietto che magari è stato un deputato della Repubblica Italiana, stai certo, stai certa, stai sicuro, stai sicura che quello avrà vicino a sé una ragazza o donna, una fidanzata, ma anche un ricco imprenditore che magari ha 84 oppure 80 anni, troverà, avrà vicino a sé sicuramente una ragazza, una donna, una compagna, una fidanzata. Va bene? Ora, l'argomento forse può sembrare scontato, stupido, banale, però a me non mi interessa. Interessa trattarlo in una maniera garbata e soprattutto estensiva, non inclusiva. Allora, facciamo degli esempi? Beh, espongo adesso la mia opinione, sia ben chiaro, non ce l'ho contro niente e nessuno, espongo subito solo la mia opinione e la mia visione delle cose. Bene, Silvio Berlusconi, nato a Milano 1936, il 29 settembre, da Luigi Berlusconi e Rosa Bossi. Compagna finale della sua vita, una ragazza, non dico né nome né cognome per motivi di privacy, una ragazza, perché per me è una ragazza, che tra l'altro è più piccola di me, di ben 3 anni, io sono nato nel 1987, questa ragazza è nata nel 1990, ripeto, non metto nome e cognome, bene. Fidanzata con Silvio Berlusconi, lui 86 anni, lei 33. Ok? Ora facciamo finta che davanti a me ci fosse un 86enne, un Silvio Berlusconi, ok? Che però non è un Silvio Berlusconi, ma è un vedovo, è uno che è pensionato, è uno che comunque non è stato politico, deputato e via di seguito. Bene, quello 86enne, single, è vedovo, rimane vedovo, è single. Invece un politico, magicamente parlando, è fidanzato o addirittura sposato. Va bene? Ma com'è sta storia, raga? Secondo me, ripeto, sottolineo, secondo la mia opinione, i sardi. La pecunia, i sardi, la fama, la visibilità, sa i sardi, va bene? Dice, ma quante volte ce lo dici i sardi? Regà, sto esprimendo solo la mia opinione, porco Giuda. Io voglio bene a questa giovane donna, le auguro di campare almeno altri 70 anni. Pensate quanti anni vorrei che vive questa giovane donna. Io auguro a tutte queste ragazze e donne che hanno un vecchio di 84 anni, di 82 anni, ricco di vivere altri 40 anni, però secondo me alla base di tutto ci sono solo i soldi, punto e a capo. Ora qualcuno dirà il tuo ragionamento scontato, banale, inutile, sempre queste cose dici, è inutile che le tratti. Vanno trattate perché io devo esprimere la mia opinione. Raga, io fin quando ho vita, fin quando sono su questo pianeta, la Terra, fin quando sono in piedi e non sotterrato o buttato dentro un loculo o cremato o inumato, quindi messo sottoterra,
Io queste cose ve le voglio dire, ve le voglio comunicare. Vi piacciono o non vi piacciono, sono mie opinioni, sono miei pensieri, è il mio punto di vista, punto a capo, va bene? Perché non devo esprimerlo? Perché qualcuno storce il naso, perché a qualcuno non piace? Regà, ci sono 550 milioni di canali su YouTube, ci sono 350 miliardi di video, ha voglia di vedere video su YouTube? Regà, voi su YouTube ci vi trovate miliardi di video, quindi se non vi piace il mio canale, e ci sta che non piaccia, potete andare a vedere, a trovare altri miliardi di canali. Io non vi sto dicendo che dovete vedere per forza di cose i miei video e i miei contenuti, però fatemi esprimere la mia opinione, tutto qua. Non chiedo altro, non chiedo nulla di che, mi sembra un ragionamento giusto il mio, e mi sembra anche un ragionamento che deriva da una corretta riflessione. Punto e a capo, va bene? Ora, chiudo il video quindi dicendovi, i soldi sono tutto, i soldi sono veramente tutto, i soldi sono ogni cosa, perché per soldi una giovane ragazza, secondo la mia opinione, ripeto, secondo la mia opinione, va a mettersi col vecchio ricco, così se via i soldi ci avrà una bella eredità, magari si solo sposa, e ha risorto. Dice, ma che schifo baciare un vecchio, ma perché che schifo, regà? Raga, poggia due labbra sulle due labbra di un vecchio, non è così schifoso, sono due labbra. Non è che ci deve andare a letto, un vecchietto, al vecchietto, raga, non gli si rizza più il pistolino, raga, al vecchietto. Il vecchietto sta bene con la compagnia, ma no perché cerca rapporti. Perché al vecchietto non gli si rizza più il pennellino magico. E al flauto magico al vecchietto non gli si rizza più. Quindi non cerca rapporti itti per vecchietto, cerca la compagnia, compagnia. Compagnia. Questa parola. Massao, che moto, bella moto, complimenti caro. Questa parola è la parola magica per capire, per comprendere e per apprendere tutto il senso del mio discorso. Va bene? Quindi, quando voi. Ambedi motociclisti magici, raga, vedi che è grande. Spettacolari, come direbbe Marco Togni. Quindi quando voi avete, no, la visione di quella là giovane col vecchietto, fatevi una domanda, dice, ma com'è che stavo quello? E datevi una risposta, vi dico solo questo. Altri casi, cavalli, il grande cavalli, lo stilista cavalli, c'è un sacco di soldi, il briatore, raga, sono tutte persone queste che secondo me sono meravigliose, sono persone fantastiche, meravigliose, gli auguro a questi lunga vita. Però fatevi una domanda e datevi una risposta, come direbbe il buon Gigi Barzullo. Va bene? Bella per voi, bella per tutti. Iscrivetevi, commentate. Buona giornata a voi.